Nella meravigliosa cornice del Passo della Mendola si svolge il convegno di studio sui problemi artigiani. Dopo una prolusione del sottosegretario Sullo, il senatore Spagnolli parla sugli strumenti per il potenziamento dell'artigianato. L'onorevole Delle Fave sottolinea i problemi della previdenza nell'azienda artigiana. L'onorevole Odorizzi, presidente della regione Alto Atesina, fa gli onori di casa. Per l'occasione era stata allestita una suggestiva ed esauriente mostra delle tipiche lavorazioni artigianali di questo popolo di montanari. Il sottosegretario alla pubblica istruzione onorevole Scaglia e quello alla difesa onorevole Bosco visitano a Roma, in occasione della giornata dell'istruzione tecnico-professionale, l'istituto commerciale per geometri Quintino Sella. Per l'occasione i 1700 allievi della scuola, che è una delle migliori nel suo genere in Italia, avevano organizzato una esposizione delle loro creazioni artistiche. Si chiama Stella Luminosa questa auto francese azionata da una turbina che sulla pista di Montlhéry effettua il suo collaudo ufficiale. Eccola sfrecciare a 180 km orari, ma il motore può sviluppare velocità molto più elevate. I francesi però erano stati preceduti di ben 2 anni dagli italiani, infatti a Torino nel 1954 la Fiat presentò per prima nell'Europa continentale una vettura a turbina che in corsa su strada fece più di 200 km orari.